Proseguiamo oggi la trattazione di un tema che abbiamo iniziato a considerare la scorsa settimana, i fondi strutturali e del fondo di coesione, strumenti che servono per realizzare solidarietà, per aiutare le zone svantaggiate e creare condizioni di equilibrio sociale ed economico all'interno dell'Unione. Oggi iniziamo questa settimana parlando dei principi che stanno alla base dell'operato dei fondi strutturali, principi che fanno riferimento alla più recente riforma dei fondi stessi che risale al 1999 e che è ancora operante. I fondi strutturali, unitamente al fondo di coesione e dalla Banca Europea per gli investimenti, si iscrivono nel contesto della politica regionale e strutturale generale dell'Unione Europea, volta a ridurre il divario tra i diversi livelli di sviluppo delle varie regioni, nonché tra gli stessi Stati membri dell'Unione. L'attuale quadro operativo, in attesa della definitiva approvazione di una nuova politica strutturale di coesione valida a partire dal 2006, si basa sulla riforma dei fondi strutturali che ha come riferimento fondamentale un regolamento comunitario del giugno 1999. L'azione dei fondi si basa su quattro principi fondamentali. Essi sono la concentrazione, il partenariato, l'addizionalità e la programmazione. La concentrazione va intesa su quattro diversi livelli. Primo livello. Concentrazione degli interventi sui tre obiettivi prioritari di sviluppo socio-economico. Il primo obiettivo, di carattere territoriale, si propone di promuovere lo sviluppo delle regioni più arretrate, dotandole di quelle infrastrutture di base di cui sono ancora prive e favorendo il decollo di attività economiche. Il secondo obiettivo, sempre di carattere territoriale, mira a sostenere la riconversione economica e sociale nelle zone con problemi strutturali. Il terzo obiettivo, di carattere settoriale, si prefigge di modernizzare i sistemi di formazione ed incrementare l'occupazione. Secondo livello, concentrazione dei settori di intervento prioritari dei fondi strutturali, infrastrutture, sviluppo delle risorse umane e sostegno al settore produttivo. Terzo livello, concentrazione a livello geografico delle aree interessate al sostegno strutturale. Quarto livello, concentrazione delle risorse finanziarie a favore prevalentemente delle regioni in ritardo di sviluppo. Secondo principio è il partenariato. Vi è un partenariato verticale che comporta una cooperazione strettissima tra la Commissione e le autorità nazionali, regionali o locali di ciascuno Stato membro, dallo stadio dell'elaborazione fino all'attuazione delle misure. Esiste poi un partenariato orizzontale che prevede nella fase di programmazione il coinvolgimento delle parti economiche, sociali e di tutti gli organismi competenti ed interessati. Terzo principio è l'addizionalità, il che significa che l'aiuto comunitario integra gli sforzi finanziari dello Stato membro e delle autorità locali, senza tuttavia determinare una riduzione di tali sforzi. Quarto principio è quello della programmazione dell'intervento di sostegno comunitario. Questa avviene attraverso l'elaborazione di programmi di sviluppo pluriennali, realizzati mediante un processo decisionale condotto in partenariato che prevede diverse tappe. Da ultimo, bisogna rilevare che le relazioni tra la Commissione e gli Stati membri sono improntate al rispetto del principio di sussidiarietà. In pratica, l'azione comunitaria diventa necessaria solo quando gli Stati membri o le varie istituzioni locali non riescono da sole a soddisfare adeguatamente un determinato obiettivo per far fronte alle proprie esigenze. Abbiamo visto dunque i principi che stanno alla base dell'operato dei fondi strutturali. Domani ci occuperemo del modo con cui questi fondi fanno convergere i loro mezzi su alcuni obiettivi fondamentali.